telecamera, io entro in cena e te vedo pure io. Poi siamo, poi siamo in due. Andate. Siete due. E per questo. Sono stato più corretto, mi sono fermo fuori e non te l'ho dato. Un giorno di pugni e l'altro no, per ottenere ottimi risultati. Sono le agghiaccianti dichiarazioni registrate dal marocchino quarantenne Rachid Assarag, detenuto prima nel carcere di Prato e poi in altri penitenziari italiani. L'uomo che sta scontando una pena di 9 anni e 4 mesi nel suo lungo viaggio nelle celle italiane ne ha viste e sentite di tutti i colori. Lei non mi ha toccato, ma il vostro collega mentre mi sta picchiando, vedo che lei è brigadierino. Lo puoi dire, fermati. Chi? A lui? A lui. No, io vengo e ti do l'altro. Però siccome te ne sta dando lui, non serve che te ne do pure io, basta uno solo che te ne dà. Abusi, pestaggi, frasi shock che hanno fatto il giro del mondo grazie alle registrazioni vocali degli agenti penitenziari. Io volevo essere educato da voi, ma se io vedo che voi entrate in cella, mi picchiate, no? Che educazione questa? Non è l'educazione, non è con il bastone. Ah, per me sì. Ah sì? Beh sì. Ah, va bene. Ci vuole il bastone e la carota. Se la Costituzione fosse applicata alla legge, questo carcere sarebbe chiuso da 20 anni. Rachid Assarag ha denunciato di essere stato ripetutamente picchiato e umiliato dagli addetti alla sua custodia. Ora è in sciopero della fame, ha perso 18 kg. A sostenere la sua causa l'avvocato Fabio Anselmo. Nonostante la drammaticità di queste conversazioni, Rachid in queste conversazioni parla anche e indica al suo interlocutore, che è un pubblico ufficiale: vedi quel muro di questa cella, su quel muro, vedi qui, c'è il mio sangue, perché tu mi hai picchiato insieme ad altri. E gli viene detto, eh sì, e se ti comporti male ti picchieremo ancora. Di fronte a queste conversazioni la Procura di Parma ha chiesto l'archiviazione, liquidando queste registrazioni come lezioni di vita carceraria. Capite anche voi che se queste conversazioni possono essere liquidate dall'amministrazione giudiziaria in questo modo, ecco, facciamo fatica a pensare che questi casi possano non verificarsi più.